Lo scorso 13 luglio a Montesilvano, in via Aldo Moro, è stata inaugurata la spiaggia accessibile Mare Senza Barriere, unica in Italia per la progettazione degli spazi coperti con docce e servizi fissi. Il valore sociale di questo progetto è rafforzato dal fatto che l'amministrazione comunale ha deciso di gestire direttamente il servizio, rendendolo gratuito attraverso il prezioso contributo di 20 volontari. Oggi la visita del ministro alla disabilità Eric Stefani. Ministro, senza dubbio Montesilvano Turismo Accessibile è un modello virtuoso. Beh, oggi veramente con grandissimo orgoglio, un orgoglio italiano, vedo una spiaggia veramente con tutti i requisiti dell'accessibilità, ma non solo dell'accessibilità, questo è un progetto che va oltre, non è semplicemente l'abbattere una singola barriera di uno scalino. Qui abbiamo creato una struttura che non è solo aperta alle persone con disabilità, ma a tutti. Recentemente proprio noi abbiamo previsto delle risorse con un decreto proprio per il turismo accessibile, l'abbiamo previsto utilizzando una parte del fondo che abbiamo ottenuto durante la trattativa sul decreto sostegni bis. Io potrò dire domani venite a Montesilvano perché qui abbiamo uno dei più belli esempi. Poi il bello di questi stabilimenti è che creano un indotto, creano anche un effetto a cascata positivo. Quanto è stato emozionante il momento di dimostrazione a cui abbiamo assistito, Ministro? È molto emozionante anche perché per certi versi la risposta al mondo della disabilità delle volte avviene con atti molto semplici. Semplicemente qui abbiamo visto una carrozzina che da una pedana, da una corsia entra in acqua, cioè quella che per noi è una delle operazioni più semplici del mondo, cioè camminare andando dentro in acqua. E qui diventa una conquista quando sento le persone con disabilità che mi raccontano, sai, mio figlio è riuscito a scegliere il succo di frutta. Signori, sono degli insegnamenti veri. Accoglienza calorosa. Dolorosissima, sì. Spontanea direi soprattutto, sì. E poi che maglietta che stoggio, Beh, oggi veramente personalizzata. Sì, oggi sono stata accolta veramente con grandissimo calore, qua mi tocca tornare più spesso. Non ho mai avuto una maglietta di una squadra così perché ho fatto tanto sport, ho mai vinto niente, finalmente ce l'ho anch'io. Complimenti. Un'altra mattinata, ci siamo visti poco tempo fa per l'inaugurazione, spiaggia accessibile qui a Montesilvano con il ministro, un'altra mattinata ricca di emozione, no? Grazie per la domanda. Sì, ulteriore conferma, lo ha detto il ministro, Montesilvano punto di riferimento per le politiche della disabilità a livello nazionale. Abbiamo realizzato, dobbiamo essere orgogliosi di una spiaggia che tutta l'Abruzzo deve esserne orgogliosa, ma soprattutto ad oggi è diventata punto di riferimento nazionale anche per uno studio su una legge nazionale. L'ultima per ribadire un concetto secondo me fondamentale, la disabilità è una ricchezza che deve essere però considerata come una risorsa e non un problema. Certo, e questo è il compito delle istituzioni, trasformare, no, la carità cristiana in elargizione dei diritti, e nel momento in cui la spiaggia lo dimostra, abbiamo lavorato sull'ambiente, abbiamo eliminato ogni tipo di barriera e quindi tutti possono fare tutto.